Io stavo su a Cogna, mai visto uno sciopero. A Napoli ogni giorno c'è uno sciopero. Alzeremo la voce contro chi non si interessa dei problemi della società, contro chi non fa altro che consegnare questo paese nelle mani dei poteri forti. È per questo che stamattina siamo in piazza, è per questo che stamattina bloccheremo la città ed è per questo che stamattina bloccheremo l'Italia intera. Ci siamo seduti davanti l'ex biblioteca comunale, che è uno spazio che è stato sottratto a noi studenti e alla cittadinanza. 2 anni fa il sindaco del Gaudio ci prese per il culo dicendo che questo spazio sarebbe stato destinato a noi studenti, ma oggi questo spazio è stato regalato alla chiesa di Sant'Anna, un altro posto regalato alla chiesa di questo Stato. Noi siamo scesi in piazza per ribadire che nelle nostre città non ci sono spazi di aggregazione, non ci sono spazi in cui noi studenti possiamo andare. Che questo spazio appartiene alla cittadinanza e non alla chiesa, per ribadire che questo spazio appartiene a noi studenti. Non vogliamo più vederci fuori le sale scommesse, non vogliamo più vederci fuori i bar, ma vogliamo degli spazi dove creare aggregazione, dove stare tutti insieme e dove ribaltare questo sistema di cose. Siamo scesi in piazza anche per questo stamattina, per dire no a questo governo che non fa altro che sottrarre spazi di pubblica aggregazione alla cittadinanza e alla società intera. Ora possiamo tranquillamente ripartire se ci rialziamo. Forza ragazzi! Io non ci sto! La loro...
Firenze, che nega la rimozione dell'amianto che si trova molto spesso in sedi di istituti pubblici, in sedi scolastiche, dove noi tutti viviamo, dove noi tutti ogni giorno siamo costretti a passare le nostre ore contro una provincia che da sempre non ascolta il cittadino e sceglie di non mediare col cittadino piuttosto che concedere quelli che sono diritti inalienabili. Noi pensiamo che questa provincia non sia la provincia del popolo, che non rappresenti come istituzione Caserta, che non rappresenti un beato cazzo. Noi pensiamo che questo palazzo non sia il simbolo di un potere popolare, ma sia semplicemente il simbolo di un altro ulteriore sopruso dei padroni. Questo palazzo non serve a un cazzo! La provincia non concede spazi di aggregazione, spazi dove poter dialogare e costruire un momento di confronto politico, un momento di confronto e scambio di idee ai cittadini e agli studenti, spazi che sono assolutamente necessari per costruire la lotta, per costruire il contropotere, per costruire l'opposizione. Noi ci opponiamo, noi richiediamo quello che ci dovrebbe essere concesso come diritto umano, il nostro diritto ad esprimere le idee, il nostro diritto all'indipendenza del pensiero, che non ci è concesso, ma negato ogni giorno dalla provincia, dai comuni, dallo Stato, da Renzi. Il governo Renzi non è stato scelto dal popolo. Noi vogliamo oggi qui dare un forte segnale del potere popolare studentesco, che può oggi come non mai rovesciare il governo e portare avanti le decisioni di tutti. La lotta è dura, ma non ci fa paura. La lotta è dura. Ragazzi, uscite di là! Ma io devo entrare voi! Ma io sono! Entrate! E lo faccio loro adesso! Ce la vogliamo! Quattro di notte! Allora, vai giù! Dai, per ragionare un po', però. Oh, ci abbiamo messo la sabbia oggi. Battaglie spese subito da comitati fortissimi, cioè comitati che avevano una legittimità popolare fortissima. E noi stamattina stiamo cercando di rimettere al centro del dibattito pubblico, anche qui a Caserta, il problema degli spazi sociali e degli spazi dismessi per fare cassa sostanzialmente. E il problema del dissesto economico di Caserta non è una giustificazione, perché il dissesto economico ha dei responsabili, e i responsabili non sono né i cittadini, né i movimenti, né gli studenti, né i disoccupati. Ha dei responsabili nella gestione che è stata fatta dei fondi pubblici in questa città, delle regalie, dei comitati d'affari che si sono spartiti la cosa pubblica, di tutti i carrozzoni politici che hanno lottizzato la città di Caserta. Parliamo dei parcheggi, a Caserta un parcheggio costa 2,50 euro, nella zona A e a frazione di ora costa 2 euro, stiamo parlando di cifre enormi che si mangiano private sostanzialmente. E questo edificio, tutta quest'area è inutilizzata.
completamente inutilizzata. Pure siamo entrati in un edificio senza pavimentazione, con i muri casa una carana, un edificio sanissimo all'esterno, perché strutturalmente è un edificio sanissimo, non se ne fa niente, la città non se ne fa niente di questo spazio. Io penso che è stato anche irresponsabile da parte delle forze dell'ordine contrapporsi in questa maniera così ferrigna, così totale nei confronti dei movimenti, perché noi abbiamo espresso in piazza una legittimità che è surrogata dai numeri, è surrogata dalla composizione del corteo, che quella che stamattina era in piazza è la buona scuola, quella che stamattina era in piazza è la parte viva, la parte vitale di questa città, la parte sana di questa città. Ormai non è più tempo né di contrapposizioni né di giochi delle parti. Quello che è da città ci pigliamo. Questo è il bilancio di questa giornata, penso.